We are live, we are alive. Aspetta I'm che schiudo alive, I'm alive, Il tuo amico, Levon Spoiler, ha appena iniziato a guardare. Però, cioè, mi inquieta un po' la Ciao! faccia. Fa un po' inquietudine, sì, l'immaginina con cui ci avvisano. Sei Grazie. Sì, è sempre il problema audio, va o non va, vogliamo sapere se va, diteci diceci tutto. Aspetta che qua in teoria dovrebbe andare più che bene. Al massimo ci se avviciniamo un po' allora, qual è e l'idea? guardiamo un po'. Sì, abbiamo la nostra nuova amica. Sì, abbiamo già un dono del nostro negozio e Meraviglioso. quindi adesso parliamo un po' a vanvera intanto che arriva qualcuno, anche Anche perché avevamo perché, iniziato è prima. perché non c'è scritto, Non c'è scritto siamo cosa? ne non c'è nessuno che ci guarda, siamo io e No, ma c'è scritto che Rebound Spoiler ha iniziato a guardare, te. E ha quindi visto le facce ed è fuggito. suppongo No, 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 che no, no. Ha ne visto. abbiamo anche scritto sulla pagina che partivamo, quindi. Ok. Allora, abbiamo fatto gli sbavoni e abbiamo preso tutti i commander. Ma questo lo sapete Perché già lo. perché abbiamo messo le foto. Però abbiamo ovviamente quindi potuto visionare in modo molto più tangibile le carte all'interno dei commander, sia Sì. del fatto che ci siano davvero Le carte. le carte da foil, cioè che ci Ah, siano davvero i sì. comandanti foil, una cosa che era un dubbio, ma ci sono, non ci sono, non abbiamo capito, non è chiaro. No, e una cosa meravigliosa, passamene uno. Cosa? Passami la foil. Ah, una foil qualsiasi. Sono dritte, è È incredibilmente incredibile. dritta. È Cioè, incredibile. non è una barca e questa cosa mi ha, quando l'ho aperta mi ha esaltato Twitch non mi tantissimo. ha avvisato che era partita la live. Insomma, Twitch ci odia. Mi ha esaltato tantissimo perché l'ultima volta che ho aperto tante foil tutte insieme. Che ha preso il Front de Volte, sembrava di andare a Venezia in gondola e questa cosa mi ha deluso tantissimo. Cioè, ma ogni volta che apro una foil che è imbarcata mi deludo perché poi le guardo e dico: siete bellissime, ma no, No, non mi e fa lo dice. stesso. Vabbè, di solito mi rompevo sempre le Ok, e quindi siamo qui per parlare dei vari commander. In particolare volevamo dire di ognuno un po' l'idea generale, la strategia, la quantità di carte, quale tipologia abbiamo trovato e poi fare una abbiamo fatto una cernita di quelle di che qualche carta sono, che secondo li noi, sia quelle che le rappresentano, sintetizza. sia in alcuni casi quelle davvero davvero forti e che prenderesti il mazzo solo per avere quella. O anche Quindi solo le carte che incarnano il. la sinergia o la Sì, tipologia di mazzo. il tipo di mazzo. Quindi Iniziamo? No, iniziamo. aspettiamo. Qualcuno che ci segue ci dice sia come va l'audio, come va il video Anche e. perché io sto parlando, però magari voi non mi sentite oppure sentite degli strani rumori gutturali e quindi non so, tipo Intanto. No, paura! posso anche continuare per un po' Eh no, dato se vuoi. che siete in 6 che ci state guardando, ci Forse. dice Twitch che siete appena diventati 3, hai visto? Fai scappare la gente. Insomma, era per far capire, insomma, che ci sono anche suoni gutturali che si possono sentire, però non sono volontari, mentre questo era volontario. E quindi tra i tre baldi che sono sopravvissuti a sentire il richiamo della foresta, ci potete dire se sentite oppure no. Esatto, io al massimo vado a ricarico giusto la pagina per Oh. sicurezza, dato che la chat molto spesso fa le bizze e quindi riparte, vediamo un po'. Oddio, ci ha C'hanno. sparaflesciato. Ah, ok, non credo ci avessero sparato. Sparaflesciato. E no, cioè sono sempre tre, sono visto le facce, hanno visto. Forse è una quel problema. Ma no, è bello, c'è anche Bella. tutti gli zombie Bella. attaccati, sì. Qui, Una femmina. Piccolina. piccolina, mica tanto.
Allora, Quindi iniziamo da niente, Breia dai, perché iniziamo. mi piace relativamente poco. In realtà, cioè, è bella, è figa quanto vuoi, però me non è il mio, è troppo. A me piace invece, però la devo Esatto. giocare ancora, l'ho solo vista giocare. Quindi queste Breia, usiamo quelle grandi, aspetta che se si vede. Allora, Ecco, in perfetto. Breia cosa abbiamo visto? In particolare ci sono artefatti da sacrificare. Per avvantaggiare lei, per utilizzarla, per avvantaggiare le varie carte. E in particolare c'è una grande interazione con il cimitero. Sì, perché se E sacrifichi gli artefatti, magari avere un modo per ritirarli su dal sì. Perché cimitero comunque avendo potrebbe lei essere un'idea. una delle sue abilità che è di sacrificio, bisogna pur che questi poveri artefatti In tornino. qualche Le modo. carte che abbiamo selezionato sono quasi tutte legate alla sinergia che il mazzo dà, più un bonus di oh mio Dio, è troppo Beh, no, che forte. comunque c'entra Sì, sempre col ma mazzo. l'idea Vabbè, era oh perché mio Dio, è altrimenti no. troppo Non ce forte. l'avrebbero messo dentro Sì. probabilmente. Allora. Quindi partiamo con una che magari non è super power, che però implica il fatto della sinergia di avere artefatti, di sacrificare Abbiamo tutto. la fonderia. La nostra fonderia. Io però aspetto che lo tolgo dalla bustina, perché altrimenti fa un riflesso indegno. Piano Ecco. E la fonderia dei totteri. Io l'avevo messo a fuoco prima in modo che si leggesse. Comunque, molti la conoscono. sì, Grido abbiamo iniziato adesso. appena Abbiamo iniziato parlato di che il fatto che iniziamo da Breia e che e oltre stavamo appunto iniziando a a far parlare vedere delle carte che abbiamo scelto che secondo noi sono iconiche nel fanno mazzo. capire come funziona il mazzo, quelle po poche carte che abbiamo scelto. Metti a fuoco. Metto fuoco, ma è un casino, poi sballa tutto. Aspetta, aspetta. Allora facciamo che la distanza più o meno sarà questa. Quindi ok. Più o meno ci siamo. Ok. Abbiamo fuoco manuale, non è così avanzata la nostra webcam, anche perché è proprio una webcam. Niente, fonderia dei totteri, molti la conoscono perché sta venendo giocato, è stata, sta venendo giocato in mazzo in Modern. Comunque proprio raffigura, è praticamente un effetto del comandante in Anche miniatura. Tolgo indietro, avete penso si siano riusciti a leggerla. perché la stessa cosa è sacrifica, fai, crei, quindi E questo è sacrifichi guadagni. un artefatto per fare un altro artefatto, Esatto. Cioè l'idea può essenzialmente. essere sacrifica una non creatura per fare una creatura nel momento in cui ti serve, oppure sacrifica qualcosa in risposta a, comunque non muore, non perdi il tutto. Esatto. Allora, la seconda carta che selezioniamo è una carta che ovviamente non puoi dire, cioè non puoi Non puoi non no, mettere no. in un commander che gioca Che artefatti. Perfetto. è lei, aspetta. La sfera da battaglia dei Mir. Anche questa ormai, cioè chi se avete giocato con Commander e conoscete gli artefatti è un must, non puoi non giocarla. E anche questa c'è la questione di fare artefatti che poi Sì. ipoteticamente puoi sacrificare oppure utilizzare in altri contesti. Perché sempre sulla questione sacrificio, quindi prendo un artefatto e uso quell'artefatto, però magari prendo un altro artefatto, abbiamo lui. Esatto, il mio preferito che è Sì. il mio commander di 2 anni fa che ho preso, Ed ossia il Buondaretti. è la fortuna che Aspetta questo, in questo mazzo è l'unico in cui è stato che lo riproposto. avvicino un Uno pelo. dei. In tutti i mazzi sono stati riproposti dei comandanti delle Delle edizioni vecchie precedenti. edizioni, In questo esatto. caso, data la forte sinergia con gli artefatti di Daretti, è stato fondamentale. Cioè, scegliere. È stato scelto questo apposta. E comunque è stata una scelta particolare perché è l'unico planeswalker presente in questi Esatto, commander. e sempre lui ha il potere sia col fatto che il mazzo ha delle sinergie col cimitero, ha il più 2 che ti fa scartare carte per pescare, e quindi potenzialmente metti qualcosa da rianimare o comunque non perdi tantissimo avendo le cose nel cimitero. La meno 2 invece fa sempre il fatto di sacrificare artefatto per fare vantaggio, ossia sacrifica un artefatto per rianimare un artefatto dal cimitero, che molto probabilmente hai scartato facendo il più 2 di prima, e poi vabbè la ulti se la fai hai vinto praticamente, perché è un emblema, ogni qualvolta un artefatto viene messo nel tuo cimitero dal campo di battaglia, lo
lo rimetti in gioco alla sottofase finale. Quindi tu sacrifichi come un deficiente e poi alla fine intanto ti ritorna tutto, se non è pedina. Un'altra carta molto bella per quando giochi artefatti, in modo che ti fa cercare, pescare, è il Simulacro Solenne, che è anche questa una carta un po' scontata, perché comunque è uno dei pochi artefatti che ti fa cercare una terra. E che fa cose quando entra Entra e e quando quando muore, muore. E quindi quindi puoi continuare magari a riprenderlo e rigiocarlo e riucciderlo in modo continuo. Perché se trovi un modo, continui a mettere su terra, ma anche a pescare. esatto, cioè comunque ti dà vantaggio, potendolo sfruttare per altri effetti, Ti può dare ti dà perché alla fine dici cosa vantaggio in qualsiasi sacrifico? Beh, caso. sacrifico questo che mi fa un secondo effetto. A differenza magari di un tottero che è vero, è un 1-1 che però vola. E invece questo, se muore, ti permette di pescare. Sì, e poi un 2-2 al massimo para, muore e fa lo Muore, stesso effetto, nel esatto. senso. Allora, un'altra carta interessante che abbiamo selezionato. Facciamo questa qui che è comunque molto forte in Commander con degli artefatti, che è l'anima di Nuova Phyrexia, che è uscita in M15 originariamente, insieme ad altre anime di altri piani. Con l'anima di Innistrad, che era E questa bellissima. invece è quella che riguarda non tanto l'aspetto sinergico o così, ma quando decidi di attaccare o comunque di voler vincere la partita, rende tutti i tuoi permanenti indistruttibili fino alla fine del turno pagando 5, che in Commander è molto poco, perché a un certo punto puoi Sì, insomma, permetterti di cioè pagare pensi di qualsiasi fare un attacco cosa. finale che però magari non sai se avrà l'effetto desiderato, attacchi, E diventano tanto dai indistruttibili indistruttibile a tutto e nel ciao. caso. E lo puoi fare anche esiliandola dal tuo cimitero, puoi fare lo stesso effetto, sempre perché magari non puoi permetterti di lasciarla in gioco, quindi con Daretti, con altre carte, riesci a buttarla nel cimitero, oppure ti tocca sacrificarla per qualche motivo, ce l'hai nel Le cimitero e emozioni. comunque per una volta riesci a fare l'effetto per cui è stata pensata. Visto che abbiamo continuato a parlare di cimitero, beh, diciamo che forse questa carta è la carta Sì. migliore, che è con la ristampa dell'art che è spettacolare, la nostra cara Anna. L'art di Therese Nielsen, che se non sbaglio era la promo da Da Judge, giaccio. è meravigliosa e ovviamente questo aiuta tutte quelle situazioni in cui un artefatto magari che ti serve è finito nel cimitero. Vero, lo riprendi in mano, non lo rigiochi, però comunque ti torna. Dato che in questi mazzi non ho notato carte che ti fanno esiliare il cimitero, è una buona scelta. Anche Non mi sembra. perché non ce ne sono tantissime. C'è giusto la melma da qualche in uno degli altri Il mazzi. bonus che non c'entra completamente con gli artefatti, ma c'entra con il cimitero, ma cioè, è una carta che è spettacolare, di cui mi sono innamorata praticamente appena l'ho vista, è lui, il mago stella volontà. E non c'ho niente, cioè, non c'è niente da dire, basta leggerlo, ti costa 3, con 3 esilialo, e fino alla fine del turno puoi giocare carte dal tuo cimitero. Quanto è bella! Qualsiasi carta. Cioè, carte, se una carta sta per essere messa nel tuo cimitero da qualsiasi zona in questo turno, invece esiliala. Ma quanto è bello! Cioè, tu a un certo turno avanti hai un sacco di mana che non sai come usare, lo lasci lì. E poi nel caso te lo vogliono uccidere in un turno prima, se hai 3 mana liberi, provi. Più di Esatto. 3 mana liberi, provi, tanto vale. E questo è Ed è bellissimo. chiaramente riferimento alla volontà di Yawgmoth, che è Sì, la è stregoneria che fa la stessa come. cosa. C'è stato la Blood Moon, il Magus della Luna, il Sì. Tabernacolo e il Magus del Tabernacolo, adesso hanno fatto Il mago questo. e l'anno scorso, no, o due anni, non mi ricordo se l'anno scorso. Sì, l'anno scorso hanno fatto il magus della ruota che fa come si chiama? Ruota della Ruota della Fortuna. fortuna. Adesso sembra che nei Commander potrebbero spuntare i Ripropongano. Magus che avevano fatto in spirale temporale, che ripropongono effetti di carte forti, però sotto forma di creatura Che in e con alcuni mazzi abilità. qualcuno potrebbe considerare deboli, in altri no, però sono sempre molto interessanti. Ma io ho una preferenza per il Mago della Luna. Fa danno. È Eh sì, è una bellissimo. Blood Moon Che fa che danno? picchia. Sì, bellissimo. Ok. Secondo mazzo che abbiamo preso in
ed è Kynaios e Tirone. Il Aspetta, Kynaios Gopag. e Gopag, che è il mio, Sì. che è quello che ho giocato Ma al release, e sì, stavo cercando di non far sparaflesciare, ecco, tipo così, di... allora, la bellezza di questo mazzo è che in realtà da un certo punto di vista è più cattivo del previsto. Sì, decisamente. Perché gli effetti globali è vero che avvantaggiano tutti, ma avvantaggiano sempre di più te, intanto. E ci sono moltissime carte che ti permettono di non farti attaccare. Che è la Abbiamo le base. propagande, abbiamo le prigioni Prigioni spettrali spettrali. e. Il Magus è semplicemente spettacolare. Sì, sono E in d'accordo. questo caso quindi è vero che tu magari favoreggi un po' tutti, però già se loro intanto Già vengono sono incentivati a non incentivati di meno ad attaccarti. attaccarti perché appunto potenzialmente li potresti far vincere, ma diciamo che ti assicuri che non posso, che non sia così. Ma ovviamente poi dici, ma però se mi vogliono attaccare, però ti tocca pagare. Ti tocca pagare del mano, non puoi Sì. farlo, puoi farlo fino a un certo punto. Quindi iniziamo mostrando delle carte prima ad effetto globale e poi Esatto. delle carte che invece portano questa meccanica, questa strategia che utilizzano. Allora, una di quelle che mi piace di più, che è nuova, è questa qua. Aspetta che faccio. Non si legge? Sì. Pozione della benefattrice. Un'istantanea a costo 2 che dice stappa tutte le creature. E poi fino alla fine del turno, ogni qualvolta una creatura controllata da un avversario blocca, tu peschi una carta e comunque peschi una carta anche se gli avversari decidessero di non bloccare. E questo è esattamente La strategia. cioè, incarna perfettamente la strategia di questo mazzo, perché io stappo tutto, quindi durante l'attacco di un avversario verso un altro tuo avversario, sia perché a te non vogliono attaccare, sia perché non possono magari per effetto di qualche carta, Soprattutto non tu dici, possono. ma a me non conviene che quell'avversario muoia o riceva del danno, quindi che cosa faccio? Io faccio questa. Stappo tutto, quindi consento sia a quello che è in difesa di parare, sia eventualmente a quello in attacco di poter bloccare il turno successivo, comunque, che non è da sottovalutare. In più, io pesco una carta, a prescindere, faccio una cosa che a me non, diciamo, sono disinteressato, tra virgolette. In più, se quell'avversario decide di bloccare, Disinteressato a pescare non è mai per ogni disinteressato. creatura che lui decide di usare per bloccare, io pesco un'ulteriore carta. Quindi poi anche lì c'è molto gioco politico, Sì. perché dice, ok, rimango vivo, però voglio che lui peschi il meno Quindi possibile, magari non o quindi magari paro. comunque qualche danno se lo becca, ma giusto alla fine l'unico che ci guadagna Sei veramente sono sempre tu. sempre io, perché pesco di più. Esatto. Una carta invece nell'altro versante, facciamo un po', è beh, Sì. quella che abbiamo detto che è la prigione spettrale, che incarna un po' e va giocata, questa può essere giocata presto, altre in realtà molto meno, sono un po' più lente. E la porta della prigione spettrale che ipoteticamente giocata di terzo turno, cioè giusta, 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 è poter dover pagare due per attaccare è tantissimo, perché puoi dire gioco una cosa o ti attacco. E poi se ti attacco con tante creature, io spreco tutto questo mana per attaccarti? Forse mi conviene di no, forse. E quindi è una cosa che rallenta un sacco e che a me piace tantissimo, ovviamente, perché l'idea di non farmi attaccare e di rimanere lì a controllare la situazione, perché comunque tieni sotto controllo tutti gli avversari, perché tutti Sì. devono pagare per farlo. In realtà oltre alla prigione ci sono anche la C'è la propaganda propaganda, blu che è e uguale quella ma blu, bianca. esatto, che è Sì. la prigione, quella bianca. Bianca. Poi c'è la musa, Scusa. che fa la stessa cosa della prigione, ma è una creatura, un Una. Sì. 2-4 tra l'altro, quindi è con volare, Cioè quindi è un enorme. bloccante. C'è quell'altro incantesimo che fa come prigione spettrale, ma devono pagare X, dove X sono gli incantesimi che controlli, Quindi e ce ne sono potrebbe svariati. diventare sempre di più e Esatto, e sicuramente sì, è uno. quasi sempre più di... Esatto, sicuramente è uno perché è lui. Poi sei anche
una prigione già, un'altra prigione spettrale, sono E già poi la due. bellezza è che si sommano. Esatto, Cioè, infatti è sgravata, a un certo secondo punto, se tu li giochi, la gente non ti attacca perché o me. gioca Non ha mana, creature o non ha più esatto. mana. O ti attacca o gioca, e poi tu non è che sarai scoperto, Neanche avrai un po'. sempre dei badili in difesa Anche che. perché, a proposito, intanto che ce l'ho qua davanti, di non farlo attaccare Ecco, e di esatto. mana che Potresti consumi, risparmiare tutte le prigioni spettrali? perché potresti giocare l'Arconte, che è vero che ti costa 9, 9. però oltre ad essere un simpatico 5-6 che vola, che già questo è bellissimo, però le creature non possono attaccarti, quindi dici, prima non mi Adesso attaccavano perché spendevano mana, che hanno adesso non abbastanza possono neanche mana, farlo. adesso che hanno abbastanza mana non lo Non possono posso più comunque fare. fare ed è Poi te lo bellissimo. spaccano, però Beh, vabbè. magari tutte le altre. Esatto. Sì, però insomma, fa un po' paura. Per un Vabbè, turno sì. stai, Poi, puoi stare lì abbastanza tranquillo. sempre per L'altro versante. la serie Siamo tutti friends, cioè questa che è una ristampa dal primo Commander, Eh sì, che è sono menti 9 grassi raggianti. mana, esatto. Sono di grassi mana. Questa qui è un'altra di quelle carte di cui c'è anche la versione verde di questa. Cioè, ce n'è una per colore. Però in questa c'è solo la verde e la blu, che effettivamente sono le più forti in questo mazzo. Questo qui ha il modico prezzo di un blu. Ha E questo già ci piace la tanto. meccanica unire le forze che c'era nella prima uscita di Commander, che dice che a partire da te ogni giocatore può pagare un qualsiasi ammontare di mana. E poi ogni giocatore pesca X, dove X è il mana totale che è stato speso da tutti i giocatori. Quindi è una di quelle che dice collabora, Quindi, collaboriamo, esatto, io quindi. posso decidere di pagare uno e vedere gli altri se decidono di farci pescare, o io posso anche dire pago due, uno lo peschiamo, poi vedete voi. Ed è comunque, questo qui invece è proprio puramente simmetrico, anzi. Dipende da chi spende il mana, perché se tu ne hai da vendere un polo, magari lo spendi anche per aiutare a favorire gli altri. E poi comunque sei tu quello che hai il controllo, nel senso, questo qua dovrebbe essere un mazzo molto improntato Sì. sul controllo. Sì, non è un Cioè control è puro, un ma è un con. controllo della situazione. Sì, tende a dire, sapendo che i mazzi degli avversari gireranno bene, io so che cosa controllare. È un po' perversa la cosa, però effettivamente Ma sono funziona. tanto carini. E Poi, poi, dato che tu hai fatto due carte, le faccio esatto, anch'io. questa. Tu mi imbusta No, questa. non l'imbustavo. Come avevo detto, c'è la meccanica quella lì, c'è anche verde che costa un verde. Tutti pagano X e poi si vanno a prendere X terre base e le giocano. C'è un'altra meccanica che è stata ripresa da Commander 2013, che è la tentazione allettante, e di questa c'è soltanto la versione verde. Si legge? Sì, più no. Vabbè, Ok. Comunque la leggo anche perché è un testo lunghissimo. Essenzialmente a costo 4 io faccio il Rassegna di Grimoire per una terra qualsiasi e la gioco stappata. così. Ogni avversario può decidere di fare la stessa cosa. Per Ma se lo ogni fa. avversario che lo fa, io lo faccio altrettante volte, lo rifaccio altrettante volte. Quindi a costo 4 io ho sempre una terra qualsiasi, che non è male. Domino Neanche. City, buonasera anche a lei, a voi. E quindi almeno ho sempre una terra stappata. Posso dare un vantaggio, diciamo pareggiare i miei avversari con una terra. E se Oppure, tutti lo fanno, però io ho quattro terre in gioco a costo 4, loro solo una, essenzialmente. O comunque io ok. ne ho sempre una o più. Allora, l'ultima carta che presenterò sulla questione non mi attaccare, intanto anche se vuoi farlo non lo puoi fare, è questo che non sono sicura di come si pronunci il nome. Guafa Hazid, Guafa, che è ok, uno sì. è un venditore di fumo di Alara. Il simpatico Azid, come dice il suo appellativo, è un simpatico approfittatore. Anche perché tu dici, metti un segnalino, costa 2, tappa, metti un segnalino su una creatura bersaglio che non controlli. Il suo controllore pesca una carta, quindi metto un segnalino.
Affavorisco l'avversario, ma le creature con i segnali di corruzione, che sono i suoi, non possono attaccare o bloccare. Quindi in generale ti favorisco subito perché ti faccio Pescare. pescare, però poi quelle creature sono inutili perché hanno questo segnalino. Sì, però lui deve rimanere, l'unica cosa brutta è che Perché lui deve lui. rimanere in campo Esatto, per... perché poi i segnalini Cioè, non. se lui non dice che quelli con i segnalini non possono attaccare o bloccare, possono attaccare e Sì, bloccare. però finché lui rimane in campo, quelle creature perdono un po' l'utilità. Possono essere sacrificate, possono essere carne da macello in quel. Sì, beh, comunque ci sono carte Sì, per proteggerlo, non è esatto. quello il problema. Poi un'altra carta, e questa è proprio puramente simmetrica, che sono i rituali di abbondanza, che è un incantesimo, giusto per stare in tema della prigione Ci spettrale sono che tanti conta gli incantesimi. incantesimi. Questo cosa dice? Che ogni giocatore all'inizio dell'acquisizione pesca una carta addizionale, quindi tutti pescano due. In più, ogni giocatore può giocare una terra addizionale in ciascuno dei suoi turni. Quindi anche questo è sempre col fatto di velocizziamo i mazzi, cioè vediamo i vostri mazzi e il Cosa mio fanno? alla massima potenza cosa possono fare. Ok, ultimi, E io ultimi. ovviamente ne traggo vantaggio Ovvio. perché voi minate tra di voi e poi alla fine io per il Abbiamo sopravvento. selezionato uno solo dei partner in questo caso, che è sempre sulla questione ti avvantaggio, Però con però vantaggio con mio, vantaggio anche con mio, vantaggio mio. che è Ludovic. Tutto Il furioso. necroalchimista rosso. Questa cosa mi ha distrutto. Rosso-blu. Rosso-blu, ma blu va bene, il rosso è il problema. Come fai a essere necro ed avere del rosso? Cioè non avere del E nero non più che avere del altro, del nero? necro. E quindi all'inizio della sua fase finale di ogni giocatore, quel giocatore può pescare una carta. Se un giocatore diverso da te ha perso punti vita in questo turno. Quindi in realtà è molto, molto carina. Poi costando 3 ed essendo un 1-4, anche una costituzione che gli permette di rimanere lì per molto tempo. Abbastanza. Ed è sempre il fatto, no? Non picchiate me, perché se picchiate me non pescate, semplicemente. Così. Ultima carta che è quella selezionata divertente tua. Vai Questa qua tu. sono riuscito a giocarla subito l'altra sera ed ho aiutato tutti, Tutti. compreso me. Anche a un ragazzo il mazzo non girava e gliel'ho fatto girare, che è il powerissimo giuramento dei druidi. Anche questo è un testo chilometrico, quindi lo spiego in soldoni. Ogni giocatore, all'inizio del suo mantenimento, se un suo avversario controlla più creature di lui, può rivelare, ma non può rivelare Qua è carte pulizia. dalla cima del grimorio finché non rivela una creatura, giocare quella creatura a gratis e le altre carte vanno nel cimitero. Quindi anche questo è sempre questo anzi è più è a vantaggio di tutti, ma in realtà è Buonasera. Ted 88, buonasera. È E sì, è forte, 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 perché comunque forte. all'inizio, magari se lo giochi all'inizio, anche quando, cioè, avvantaggiando tutti, però dipende, Eh perché no, poi è magari tu hai forte la perché super. questo mazzo ha anche modo di dare via creature, quindi puoi riuscire a tenere, dato che anche se hanno lo stesso numero di creature non parte, tu puoi decidere di dare via una pedina, una creatura a qualcuno che altrimenti potrebbe giovare dell'effetto, ma che tu non vuoi, e allora gli dai una pedina, gli dai. Ah, c'è la terra, quella che fa che ti aggiunge un mana di qualsiasi colore, ma dà le pedine agli altri, e tu decidi di fare questa cosa qui, e che c'è anche una combo da vintage, tra virgolette, e quindi comunque riesci a tenere sotto controllo la situazione. Io, per esempio, con questa di terzo turno. Cioè, mentre gli altri hanno giocato cose, ma non grossissime, ma comunque decenti, io di terzo turno sono riuscito a giocare gli elfi che entrano con il segnalino pari alle carte nelle mani di tutti gli avversari, e quindi terzo turno avevo un 24-24 in campo. Così, Bellissimo. perché è bello. Terzo mazzo di cui andremo a parlare, quello che alla fine si è rivelato preso dalla scatola e spulciato senza giocarlo, ma solo spulciato il mio preferito, perché è pieno di wrath.
E questo è bellissimo. Ed è il nostro manipolatore del Maelstrom, Idris. Che lo so, è un ogre, ma secondo molti è un demone, quindi è un No, no, è ogre un molto ogre. arrabbiato. È un ogre. È Perché appunto. è mutato. Sì, È però sembra un demone. mutante. La particolarità di Idris, beh, oltre al 100% cascata. Già questo è un'abilità che aiuta un sacco a rendere quel random, quel caos che il mazzo proponeva. Perché comunque è Sì. un mazzo caotico. Però oltre a cascata ci sono un sacco di rimozioni, di massa, più che singole, ma di massa. E soprattutto carte che fanno scartare e pescare, una specie di giramano, cioè tu scarti e poi peschi, così da velocizzare. E interazioni con molto spesso col cimitero, ma non solo il cimitero, non proprio il cimitero, ma gli istantanei e le stregonerie nel Sì. cimitero. E in questo caso, c'ho proprio qui davanti a me la carta giusta, dovrebbe essere Cosa qui. Bpuff? Cosa significa il nome del canale? Perché traduzioni? Perché su Su Facebook. Facebook abbiamo da 2 anni, forse di più, Anche di più, sì. la pagina che qua adesso mentre facciamo la live non c'è il link, ma appena finiamo la live c'è C'è il il logo. link. Ed è iniziata questa pagina a fare traduzioni di articoli, le facciamo tuttora ovviamente, su Di spoiler in Facebook. particolare. Spoiler, quelli che escono in inglese io li Traduci in traduco in italiano. italiano e faccio i mock-up in italiano. Vignette inerenti a Magic, articoli, scriviamo traduzioni di articoli per metagame una volta ogni 2 settimane. O, E oppure a volte quindi. anche a richiesta, O, tipo l'ultima esatto, volta. oppure se c'è qualche emergenza, e comunque, Carte e esatto, a articoli, sì. carte articoli, e comunque cerchiamo, dato che la community italiana su molte cose ci siamo accorti che non guarda tanti siti, il sito ufficiale, così cerchiamo di condividere quelle cose in italiano, che adesso il sito ufficiale da un anno da questa parte è Traduce. localizzato anche in italiano, anche molti articoli, e Però ci cerchiamo sono di. persone che la pagina tipo Facebook o il sito della Wizard non guardano e quindi almeno proviamo a buttarle anche sulla nostra. A proposito di Esatto. tornare su interazioni sul cimitero, su Instant e Sorcery, c'è questa qua. Diciamo Vabbè, che. il Past in Flames. Esatto, proprio lui. Con la simpatica signora Voldaren che si trinca un bicchiere di vino Mentre guarda guardando bruciare un una. paese. E perché ogni carta istantanea stregoneria del tuo cimitero ha flashback, quindi a un certo punto pensiamo comunque avanti nel Sì. gioco e tu la giochi e loro hanno, tutte queste hanno flashback e il costo di flashback è pari al costo di mana. E ovviamente anche questa ha flashback. E Eh con sì, infatti è uno in più stato. però del costo di mana in questo caso. Ed è Vabbè. davvero davvero forte perché molto spesso, cioè, è facile riprendere delle creature dal cimitero, ma è molto difficile invece riprendere istantanee stregonerie. E questo aiuta un sacco, anche Cioè, questi per li lanci cioè quei lanci direttamente. diretta. Sì, però riprenderle. Sì. Siamo amici Stefano Argilla, detto Sì. Steve Argyle, Sì, siamo. l'artista Sì. della Liliana del Pelo, Del velo, del velo. sì. Mi sto perdendo a pensare a Lucca Comics, mi sto perdendo perché è stato tutto bellissimo. E avevo un vestito gigantesco! Sì, un lo so, vestito ma non era così gigantesco, ma era gigantesco. grosso. Tanto il Poi, prossimo anno sono in armatura. per stare in tema di quel belli nuovi comandi, a parte il deck di Saskia, totalmente ingiocabile. 4 tornei a Milano fatti dall'uscita, non si è mai classificata. Che gnocchi. Sì, cioè, È sì e quella no. che deve partire. Secondo noi, dopo adesso ne Ma parleremo. anche lei c'è subito dopo. Comunque, Saskia è quella che deve partire subito a bomba. E allora li vince. Perché là Altrimenti nel no. tavolo, in vari tavoli che abbiamo fatto noi, cioè io, perché lei non poteva, nel nostro, Scusa, sai, mi sveglio nel presto stamattina. nostro negozio, un Saskia ha rischiato, nel senso, eravamo tutti, il Saskia a un certo punto ha tirato giù Saskia, aveva un po' di creature. Ci ha portati, eravamo tutti a 30 tranne lui, ci ha portati a
a tipo 15 così con un attacco a tutti, ovviamente tutti e tre i suoi Sì, diciamo avversari, che forse va. quindi È difficile un aggro puro in Commander, l'avevamo detto nella line sì. scorsa. E Saskia ha bisogno di altre carte. Cioè, ha bisogno comunque di carte che possono attaccare. Avevamo pensato tipo a Melee, a Miriade, tutte Sì. quelle carte che ti permettono di non solo fare toccare due persone, ma ancora di più. Perché la sua forza sta nell'attaccare e fare lo stesso quantitativo di danni. Esatto. Però rimane e non rimanere completamente scoperta. No, e poi devi secondo me è fortissimo nel momento in cui riesce a montare, ovviamente quello fuori dalla scatola se la gioca con gli altri, ma appunto deve partire bene, perché se non parte Però come bene non comandante è davvero gioca. forte. E se però prendi il comandante, ci sono anche alcune carte del mazzo che comunque sono utilizzabili tranquillamente. Se lo dedichi al comandante, riesce. Un Hydra Omnivore nel deck avrebbe fatto. Esatto, Hydra Omnivore, tutte quelle cose che sfruttano comunque il fatto di fare danno a uno e ridirigerlo Sì, anche a un altro. però prendendo il comandante in sé è davvero forte. Sì, Anche lo se proteggi, gli dai comunque. schinieri e robe a Sì. manetta e deve stare lì. E poi avere creature o creature che riescono a fare danno a più cose. Sì, cioè l'ipotesi O era comunque creature che fanno aggrare. tanto danno, cioè che fanno danno ben diviso. E che possano rimanere anche in difesa. E ci sono. Dopo vediamo le carte che Esatto. aiutano. Comunque dopo ne parleremo più in dettaglio, così Perché spieghiamo. finiamo Idris, dai, Adesso poverino. Lo finiamo so che è Idris. brutto, però poverino. È un bel mazzo. E io aspetta, di cosa stavo. Svuota. Ah, i Giramano. giramani. Beh, questi li Come. faccio vedere tutti e tre, Sì, perché perché tanto fanno l'idea è la è lo stessa. stesso identico effetto. E quindi già c'è la ruota del fatto che è molto fica e gioca veramente bene con cascata. Perché è sempre. Cioè, anche se con Idris lanci una roba a uno, questa qua te la trovi e la giochi. E quindi sempre scarti. Tutti scartano e tutti pescano 7. E quindi ci piace. Poi, stessa roba qui, riplasmare l'anima, che è essenzialmente la ruota del fatto, ma con miracolo, cioè costa 5, ma miracolo 2, che è come la ruota del fatto, cioè non del fatto della fortuna, che è quella originale, ed è sempre ogni giocatore scarta la mano e poi pesca 7. E idem, vento sferzante con la nuova art, che è tutti scartano la mano e poi si pesca pari al numero, che questo è ancora più forte, cioè non Pare il più numero forte in di carte alcuni mazzi, scartate. sì, perché pari al maggior numero di carte scartate in questo modo. Quindi se tu hai solo quella, lo fai e quindi peschi, cioè agli altri butti via le mani e a te invece peschi solo. E infatti è Poi molto più parlando invece di forte. vratte, in realtà di rimozioni mirate o di massa o particolari, abbiamo una che è molto molto bella perché è forte tanto, perché è sulla scia di E Garruk. perché costa 9. Costa 9, è vero, questo è il suo difetto, il costo è il difetto, però distruggendo le creature e i Planeswalker che non Sì, sì, controlli sì. è sicuramente molto molto forte, soprattutto in Commander, Vabbè, e insomma. perché così loro non hanno più niente e tu hai tutto. Infatti al release il mazzo che ha vinto il mio tavolo era un Idris, perché? Perché ha fatto sulla scia di Garruk e poi l'ha rifatto perché l'ha flashbackato dal E poi cimitero. vabbè, c'è un'altra. E questo è Parlando per di in casualità, incarnare la questo casualità è e. incarna tantissimo ed è Pallaboom. Palla boom. Pallaboom è cattiva, però è meno cattiva di quella che dopo vi faccio vedere perché mi piace un sacco, che lancia una moneta e se vinci il lancio distruggi tutti i permanenti non terra. Cioè, se hai fortuna o È un disco sfortuna, di è bellissimo. Nevinir casuale. Fattore C. L'ultima carta che io adoro in questo mazzo è lei. È una dei partner Fantomafiale, ed aiuto. è, credo, spettacolare, sia per il costo, sia per la forza e costituzione che comunque Sì, nel è senso. fattibile, non è minuscola, vabbè, può essere più grande, però insomma. E comunque l'effetto è forte anche in multiplayer, ne ho avuto prova Anche perché in sempre al 1v1 tavolo. è forte Beh, tanto. no, in 1v1 è esagerata, perché Perché hai solo un comunque. bersaglio, solo te ti faccio danno. Ed è incarna questa casualità, questo. Se lanci la prima, quando lanci la prima magia, può
far danno, No, cioè fa no, fa danno danno. casualmente e quindi può far danno a chiunque. A un avversario a caso Sì. pari al costo di mana della prima magia che hai lanciato in Ok, turno. però può essere chiunque, tranne te, Sì, ed è no. bellissimo. La forza di questa carta l'ho vista sempre il mazzo che ha vinto al mio tavolo durante il release, che aveva giù Idris, è riuscito a fare danno con Idris, aveva un solo mana disponibile, ho detto, beh dai, almeno se gioca qualcosa non casca niente, cascherà la ruota del fatto e basta, e così. E invece Idris di base gioca la Treasure Cruise, e quindi lui ha tappato uno, si è esiliato 7 carte dal cimitero. Ha lanciato Treasure Cruise e cosa ha Figata. fatto? 8 danni a uno di noi. In più aggiunge la carta con Delmir, ecco. Ha fatto quindi 8 danni a uno di noi. In più ha cascato Gesù perché comunque costò Sì, a costo sì, sì, sì. minore di C'è 8 riesce di a trovare tutto. qualsiasi cosa. E sì, se, cioè questo partner, se, cioè sia da solo, sia in Commander, ipoteticamente in Tiny Leader, dato il costo, e anche magari in qualche mazzo, può essere veramente forte. E sì, in Legacy, ovviamente. No, Sì, del Palaboom, lo so. questo partner aveva tante possibilità. Anche in Legacy può dire la sua. Force of Will nel turno avversario sono 5 danni. Sì, Eh sì, esatto. è quello. E poi il costo 3. Di solito per vedere gioco in Legacy o anche in Hanno T1 devono bisogno di un avere coso almeno costo 3. Cioè, costo 3 è un minore minore. e un effetto che comunque ne sa parecchio. E qui pensando già a un Legacy che quindi è un 1v1 Eh sì, sicuro, è certo. molto forte, Vabbè, sì. perché Eh non mancando, cioè togliendo la parte del casuale, è davvero sì, forte. perché cioè, adesso potendo scegliere il bersaglio in multiplayer sarebbe davvero sboccata. Sì, sì, Però sì, sì. col fatto della caso l'hanno bilanciata in multiplayer e poi l'hanno resa comunque forte in uno contro uno, perché vai uno proprio, ti sparo infiniti danni. Anche se fosse, cioè, giochi qualcosa di grosso una volta e poi me la uccidono. Però comunque glieli ho fatti. Esatto, Cioè, almeno dei danni li fai, nel senso. successivo parliamo di Parliamo appunto Saskia, di finalmente. Saskia, Allora, questa bel donnone. a me piace Sì, è tantissimo. super pompato. Guarda che bella l'ascia, com'è. No, ma perché è fatta così mi piace. Sì, ho gusti particolari. Allora, mazzo basato sull'attaccare incessantemente. Cioè, l'idea è proprio. Però le creature sono un pochino più piccole rispetto ad altri commander. Sì, E, ed ma hanno è il motivo secondo me per cui se la gioca di meno meno. Però hanno un rispetto agli pregio. In altri. condizioni favorevoli, cioè quindi con creature con creature in gioco, hanno molti modi per farle sopravvivere all'attacco. Quindi Esatto. attaccano. E un esempio è il simpatico. Tieni, No, non uno di questo. quelli. Il simpatico Iroas, Ok. Iroas dio della vittoria per chi non se lo ricorda, che è stato il mio primo comandante serio. Il Sì. disegno non ve lo farò, non lo ritroverò Era mai. Visto che bellissimo. l'avevo deciso prima ancora che uscisse, avevo fatto un disegnino ed era terrificante, non si capiva, sembrava una mucca. Era una mucca. Sì, ma tutto una mucca strana. Un po' come quando c'era il panda di Mul in Mulan che veniva cavalcato dal manichino di bambù. Non te lo ricordi? Che sale su. Sì, è una scena bellissima. Comunque era terribile. E la particolarità di Heroes è che essendo indistruttibile è un simpatico 7-4, però le creature che controlli hanno minacciare. Già questo è Sì, comunque una cosa rende più positiva. difficile da bloccare, che Però non è previene tutto il male. danno che verrebbe inflitto alle creature attaccanti che controlli. Immaginati una creatura con cautela, fa danno a minacciare, comunque non riceve danno, rimane come parante. Che è il difetto degli Beh, aggro. dipende se ha cautela o Con cautela, no. intendo Ah, quello. Cioè, il ok, problema degli aggro è che di solito poi ti muoiono male non. le Aspetta, secondo creature. me manca l'evasività. Un Atrax avversario passa senza problemi. Umbrella ha la putizia facile col meno 4 meno 4 o si becca Iroas. No, cioè, beh, non c'è solo Iroas in Cioè, realtà. Iroas è una È delle uno dei ipotesi. tanti. Cioè,
Cioè adesso dal mazzo abbiamo estratto, ce ne sono un po', abbiamo Abbiamo usato estratto, quelle che ci però spiacciono. è, il brutto è che la condizione è che debbano attaccare, ma che è anche la filosofia del mazzo, quindi ci può stare. E comunque c'è il Trincia Stinky, che non si legge una favella. Ok, Trincia Stinky, anche questo è quando attacca, le tue creature hanno un attacco improvviso tocco letale, quindi sono protette in combattimento, tra virgolette. E poi c'è sempre L'altra, un altro che tre. protegge, che non. No, questo sicuramente di Il più. nuovo, il capitano zoccolo di pietra, che anche questo è travolgere indistruttibile, sempre sull'attacco, perché ogni qualvolta un'altra creatura che attacca a travolgere è Indistruttibile. indistruttibile. Quindi è vero che servono delle altre condizioni, cioè quindi questo Iroas o comunque il Trincia Stinky. Stinky, però è vero, sicuramente va migliorato, però è un buon aggro tirato fuori dalla scatola, è meglio di altre volte che hanno cercato di Di fare un fare un aggro e aggro in non ci sono Commander, riusciti. esatto. Ultima simpatica è lui, TGS. Questo aumenta di brutto il danno, Perché comunque. comunque attacca, beh, il giocatore in piedi perde un punto vita, tu Ah, guadagni un punto sì. vita. E poi la seconda abilità è molto più forte in Commander di quanto non sia in 1v1, perché dice che tappando 5, di cui 2 o rossi o bianchi, le creature controllate dagli avversari bloccano in questo turno se possono farlo e tu decidi come bloccano. Quindi non è tanto che quando te attacchi lui Lui decidi come blocca lui, ma è quanto gli quando avversari attacca. si stampicchiando tra di loro e tu intervieni e dici: fammi vedere come farti bloccare le cose, che Non non è è male. male. Poi c'è una surprise. C'era Sì. stato, sembrerebbe, con una possibilità di farla funzionare di sei carte. Sei carte, una piccola combo. Cioè, è una combo Sì. Sì. forte. Cioè, C'è una combo che se ti viene vinci. però sono sei Però ci servono carte. tanti pezzi. Però in Troppi. Commander ci potrebbe Sì, anche però. fare. Avete già fatto il No, mazzo è da Praxa? l'ultimo. No. È Ciao l'ultimo. Prototype, ossia il saccio. Ciao. No, è l'ultimo. Allora, la combo. Allora, prevede. Allora, questa non c'entra e questa vediamo per ultima. Sì, perché dai, tiriamoci Allora, su la combo si dopo. basa su questa su in realtà su queste due carte. Una è. Ovviamente stiamo parlando della combo di un mazzo preconfezionato che non ci aspettavamo. Una è questa. E sempre difficile da realizzare. Esatto. E comunque c'è, quello è il fatto. Soffio della Furia, un incantesimo aura, costo 4, che incanta una creatura che controlli, che dice che quando la creatura incantata infligge danno al combattimento a un giocatore, sacrificala e assegna questa aura a un'altra creatura che controlli. Se lo fai, stappi tutte le creature che controlli e dopo questa fase c'è una fase di combattimento addizionale. E quindi E entra qua in entra in scena gioco la seconda parte il secondo fondamentale, pezzo della combo. che è la mia fidanzata, Alesha che sorride alla morte, la donna della mia vita. La simpatica Alesha, sì, pace all'anima sua ormai, oltre ad avere un attacco improvviso, dice che ogni volta lei attacca puoi pagare due. Ed è questo il problema per cui la combo è anche Servono è dei più difficile, pezzi. perché devi pagare due, o bianco o nero. Se lo fai, rimetti sul campo di battaglia dal tuo cimitero una carta creatura bersaglio con forza pari o inferiore a due, tappata e attaccante. 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 Quindi, Quindi essenzialmente ti servono almeno due due mana. creature che possono attaccare Sì. e che riescano a fare almeno un danno, ma abbiamo visto che abbiamo Iroas, abbiamo Lo zoccolo il pelone. centaurone, eccetera, eccetera, quindi sono tante cose che ti permettono di attaccare un po' senza fregartene troppo. Quindi Venga. basta che passi anche solo un danno. Poi devi avere almeno due creature che ti danno mana tappandole. Sì, è Quindi tipo. avendo il verde è molto facile e che ti diano mana di qualsiasi colore, cioè o bianco o Quindi nero. di qualsiasi colore è Però lasciati nel vivere. mazzo li hanno messi perché non,
E hanno messo esattamente l'esploratore Silvaco, che ti aggiunge mana pari al mana delle terre controllate da un avversario, e Ciao Montre. l'esploratore Ciao Montre, e l'esploratore Quirion, che fa la stessa identica cosa. Quindi ti servono essenzialmente che uno dei tuoi tre avversari, diciamo in un gioco, una partita di Commander Abbia classica, il. abbia o il bianco o il nero, perché Cioè, non stiamo dicendo che. Oh mio Dio, una combo no, super no, potente! Però però, può cioè, però c'è, esserci! è quello, è che c'è e non ha mai fatto. Quindi l'idea è: attacco, primo attacco, do il soffio della furia a una delle creature che possono attaccare tranquillamente. Attacco. Ah, però la creatura incantata di infligere un combattimento a un giocatore, quindi è più forte con il centauro che da travolgere. Esatto. Comunque, insomma, basta darlo a una creatura evasiva o che in qualche modo Entra un passa. danno. Entra anche se fa solo un danno. La sacrifichi, dai questa all'altra creatura, fai il combattimento addizionale stappando tutto, Deve dopo esserci. attacchi con anche Alesha, con Alesha tappi per la sua abilità i due tizi, questi qui, rianimi la creatura che è morta prima, Continui, attaccante, pa, pa, pa. e poi l'altra farà danno. Sì, è La un casino. mangi, rimetti l'aura sull'altra, Il fatto, la ristappi fortuna è lo tutto. stappare Esatto, continuo. è che comunque tu hai sempre questi due stappati che puoi fare il mana per attivare Alesha. Quindi, ovviamente ti servono 12.000 carte, però se viene fuori, se riesci ad apparecchiare la cosa, Sì, cioè, why not? esatto. Finiamo Poi, dopo. considerato che questo è quadricolor, cioè dentro il bianco, puoi buttarci dentro robe che danno indistruttibilità. Poi no, puoi usare nel bianco, c'è cioè in eruzione il chierico che dice che se lui attacca con altre due creature, Boros, Sì, è tutte le tue creature attaccate hanno indistruttibile. vero. Quindi Sì, puoi è vero. anche Effettivamente, se vai a ripescare potenziare la tutte le cose combo. Boros, sei a posto perché comunque O Avacyn, se o riesci a giocare Avacyn. Avacyn, intanto. Sì, ma è troppo facile rompere. Eh sì, non abbiamo detto che è Abbiamo detto che è, cioè, è una ipotesi molto. Cioè, tipo, se stai giocando da solo contro No, hai secondo me. apparecchiato il tavolo e Secondo giochi da me è solo, fattibile. allora ce la fai. Perché basta che qualcuno spezzi, rompa un qualunque pezzo e sei fregato. Però Comunque, è. magari riesci a. Magari attacchi l'avversario giusto, che è quello con la. Che non è Sì. quello con la removal, e riesci a Però ucciderlo. ipoteticamente la cosa curiosa è che Che ci sia, nel c'è una senso, specie di combo. non sappiamo se è stata pensata o no, dal numero di pezzi probabilmente no, Perché è ingestibile dal numero di pezzi. però essendo un mazzo che fa tante creaturine, nel senso, è fattibile comunque. Ultima carta presentata è Timna, la tessitrice. Art spettacolare di Winona Nelson. Legame vitale 2-2 costo 3, e anche questo ci piace. All'inizio della tua sottofase, della tua fase post, no, aspetta, della tua fase principale Principale. post combattimento, puoi pagare X. Che secondo me l'unico difetto è il pagare X, perché in mazzi come questi non Beh, ma guadagnano granché. paghi. Beh, no, lei ha X legame punti vita, vitale. sì, ma deve farlo lei. Dove X è il numero di avversari a cui è stato inflitto danno da combattimento in questo turno. Se lo fai, pesca X carte. Quindi è tutta la questione della quantità di avversari che attacchi e Sì. a E cui poi fai danno. sempre comunque favorisce l'attacco per poi pescare. Dato che molto spesso questi mazzi si svuotano le mani, mi Anche perché non è sta andando via la pensato. voce. Oh. E questo? Non lo so. Ci siamo mangiati Fa lo una stesso. carta, forse l'ho messa qua sotto. Vabbè. Allora, l'ultimo mazzo, Dulcis in fondo, più o meno, perché a mio parere è Sì. stato più. Quando l'ho vista mi sono innamorata della bellezza di Atraxa, del fatto che cosa rappresenta, chi è, la sua abilità e. Ma in realtà il mazzo in sé è forse un po' troppo lineare. Cioè, la strategia del mazzo è lineare. Le creature con i segnalini, rimozioni e strumenti per controllare. E ovviamente guardando i colori non ti puoi aspettare tanto di. Cioè, proprio Andate di. lineare e fissa su quei colori. Però
può dare di più, può davvero dare di più. Prova a metterci un bel numero di planeswalker e dà sicuramente di più. Eh sì, esatto. Infatti mi sono stupito che il Planeswalker fosse nell'altro mazzo di Breia piuttosto che in questo, perché qua c'è col prolifera. Ciao. Sì, è un mazzo sinergico, però è molto, in realtà è sinergico ma più lineare, è solido da un certo punto di vista. Sì, è proprio lineare, nel senso il tuo obiettivo è fare segnini più uno e li fa bene. E ha ovviamente anche delle carte, anche questo, forti, Allora, io forti, parto con forti, forti. questo perché era uno dei commander più forti. Sì. E dentro ovviamente ha Gave, che giocava e gioca tuttora un mio amico, che lui Gave da solo, con creature con persistere o cose con i segnalini, scomba da solo, perché non c'è bisogno di pensare a una combo, fa delle sinergie talmente grosse con i persistere e con... Trama specchio più idra di Calonia, pulisci il bordo dagli altri, trucca tre volte che raddoppia i segnalini quando attaccano. Sì, è Esatto. proprio lui. Montres, conoscendoci e conoscendo, conosce anche chi ha questo mazzo. Quindi semplicemente l'inclusione di questo vecchio comandante era quasi d'obbligo, perché cioè, al costo di uno fai veramente i disastri. A proposito di segnalini, più uno, c'è Reia. Rayan. Raihan, l'ultima Abzan, che se non sbaglio era nella storia passata, era la capa degli Abzan che non volevano lasciare il culto degli antenati. Per questa cosa la stimo tantissimo. E questo ovviamente ha la tipica meccanica Abzan della questione dei segnalini. Sì. E quindi ogni volta una. Beh, quando Lei entra entra con con tre tre segnalini, segnalini. quindi entra come 3-3. Ogni volta una creatura che controlli muore o viene messa nella zona di comando, Che qua infatti è fo molto forte se per questa aveva piccola uno o qua. più segnalini +1, puoi mettere altrettanti segnalini +1/+1 su una creatura bersaglio. Cioè, ipoteticamente entra a tre segnalini +1/+1, muore, va nella zona di comando, sposta i tre segnalini da un'altra parte, a costo 3, magari facendo anche dei danni su Sì, questo. poi bisogna vedere. Però comunque è davvero davvero carina. Anzi, molto probabilmente ne avrà già più di tre segnalini Sì. nel momento in cui muore. Poi, scegli. Beh, Scelgo. parla Allora. Vabbè, della disonestà. esatto. Cioè, per esempio, in un mazzo pieno di roba che fa da segnalini +1/+1, il calderone delle anime è abbastanza grosso. Perché il calderone delle anime recita che lo tappi e scegli un qualsiasi numero di creature bersaglio e tutte quelle creature hanno persiste fino alla fine del turno. Cos'è persistere? Quando quella creatura muore, ritorna sul Torna. campo. Se non aveva segnalini -1/-1, e già qua si capisce, torna sul campo di battaglia con un segnalino -1/-1. Ma Ma te non te se ne frega avevi dei segnalini niente. +1/+1 sopra, Esatto, ma te sì. non interessa niente perché. Se per esempio hai anche solo questa carta, che è la Crociata dei Catari, la Crociata dei Catari dice che quando una creatura entra nel campo, quindi anche dal cimitero come con persistere, tutte le tue creature prendono un segnalino +1/+1. Quindi Questo il cosa meno vuol uno dire meno in uno termini di regole? Che il segnalino arriva con un meno meno uno uno meno uno, arriva si con. appoggia sul campo, prende un segnale +1/+1, Che gli segnali si annulla il annullano. meno uno meno uno, quindi può morire, ridargli persistere quante volte Ed è questo, è vuoi. disonesto, ma diciamo, è lineare, fa quello che il comandante gli dice di fare, e per questo è un mazzo solido. Preso così Sì, com'è, è davvero forte. in più c'ha Mi ha un po' deluso perché il mi aspettavo qualcosa di più. In realtà Tremendum. mi sono ricreduta pensando no, no, è troppo stupido. In realtà Idris è davvero divertente, l'idea, devo provarlo di più, devo provarlo. Però ci sta, ci piace anche Atraxa, cioè sono belli tutti, Sì, hanno tutti. hanno tutti il loro Cioè, perché. l'ultima volta che abbiamo aperto i comandanti, e ve lo farei vedere la scatola se non l'avessimo aperto prima di Lucca, L'abbiamo aperto?
una sì, l'altra no. No, esatto. La scatola dei comandanti avevamo preso Daxos da una parte, Meren dall'altra, e avevamo tipo aperto un altro comandante quel giorno per prestarlo. Mizzix, Mizzix. quello blu rosso. Poi due che erano. Chi c'era rimasto? Era quello Boros, che era quello La gigante, la brutto. gigantessa, vai. E E quel. ah no, E il Zuri? Simic, sì, che Ezuri? cioè è forte, ma non l'abbiamo Non l'abbiamo giocato, toccato. erano ancora aperti fino a un mese fa, cioè Chiusi. ancora chiusi fino a un mese fa. Quindi in questo caso, con questi mazzi, non avremmo lasciato nessuno chiuso. E questo in realtà è bello perché dici, prendo 5 mazzi, Esatto. spendo X. soldi, un bel po' È di un po' di soldini, che poi neanche neanche tanti. tanti, però. Nel senso, prendendoli in prevendita Però abbiamo ovviamente dici, ci risparmiato. sono tante carte che tu puoi utilizzare e sono davvero forti, anche i mazzi presi così non sono proprio male. No, sono, Tra secondo me le. ogni anno si stanno migliorando, Migliorando. secondo me. Forse no, l'anno scorso, sì, No, no, erano buoni, dal erano 2014 stanno buoni. facendo. Ovviamente, a proposito di carte di dubbia onestà, abbiamo la manta. Che non vi dico cosa, che su Tumblr era invisibilio quando hanno spoilerato la manta, perché è molto fan dei Planeswalker. Eh beh, E direi. quando la manta dei bagliori si entra nel campo di battaglia, raddoppia il numero di ogni tipo di segnalino su un qualsiasi numero di permanenti bersaglio. Quindi i segnalini fedeltà, Fedeltà dei i Planeswalker. segnalini più uno, i ipotetici altri segnalini che tu puoi mettere, l'energia, No, l'energia no, no, perché dice permanenti. permanenti. È proliferare, che Rare, puoi proliferare proliferare, l'energia. segnalini di dubbio nome, dammi un nome brutto per un segnalino, ci sono, Segnalini. no, ma esistenti, perché ce ne sono alcuni con Boh. nomi, comunque qualunque tipo di segnalino, questo davvero davvero forte, anche perché lei prolifera Lei comunque tutti i prolifera, turni esatto. e quindi è Fai a spettacolare. però. A però E per cosa? Per i planeswalker che vengono raddoppiati. Ed è anche il motivo per cui stagione del raddoppio sta a infiniti soldi solo per quello, secondo me, perché non viene giocata da nessuna parte. Solo che io la altre carte, voglio. ovviamente proponiamo altre carte che ti propongono di mettere dei segnalini. Per esempio, fanno tutti la stessa roba? No, No, non vabbè, sono per esempio, tutti. sono andati a riprendere cose simpatiche. Simic, se non sbaglio, sì. Sì, questo è Simic. Sì, no, non se non sbaglio, no, l'ho conosciuta Sì, la era Gilda, di. ma Era era per di l'edizione. sì, era di eruzione. Quindi ogni qualvolta con il Gran Biomante, ogni qualvolta che controlli che un'altra creatura che controlli entra in campo di battaglia, ogni altra creatura che controlli, sì, non so più leggere, Cos'è? ogni altra creatura che controlli entra nel campo di battaglia con un numero di segnalini più uno addizionali, quindi diventano sempre più grandi, pari alla forza del Gran Biomante e come Come mutante mutante in in aggiunta aggiunta agli al suoi. altri tipi, Perché vabbè. esiste un. Ci sono i tipo Sì, mutante. ok, ma non c'è un Ma mazzo magari mutante. lo sfrutti, sono tutti mutanti, Tanti. fai, che ne so. Sì. Forse dovrebbe minacciare meglio i mazzi, non fanno uno sgravo e gli altri a livello più. Ma non. Di questa penso sia l'unica edizione che mi sento di dire che forse Solo a più o meno. parte Saskia, che è un pelino più bassa, È situazionale, gli altri Saskia. sono tutti allo stesso livello e tutti forti. L'anno scorso c'erano Meren, Mizzix e Coso. Ezri. No, c'erano. Sì, ah no, anche l'anno scorso c'era quello Boros che era il più scarso, ma di brutto. E Daxos era gli più o meno così da altri erano preso. forti, ma non allo stesso livello. Perché No, Meren e Meren Mizzix era erano i più assurdo. forti in assoluto. In M14 c'era Daretti che era sgravissimo. E Gli gli altri. altri erano Il blu niente. era quello che faceva più schifo. Il bianco e il nero erano lì. E il Sì. verde era appena sopra il blu. Mentre quelli scorsi, dal 2000, 2013-2012, erano proprio. A me non ne piace, cioè nel senso, ho riguardato adesso le liste Erano forti sembrano comandanti, fatti a caso, nel cioè nel senso senso. Ha c'erano dei detto, comandanti forti, ma ma i sì, mazzi. mettiamo commander, Mettiamo cose dello stesso mettiamo colore. questa raccia
che fa schifo ovunque, mettiamola dentro, e fa schifo anche in Commander. Si sono sprecati un po' con qualche comandante, ma ovviamente a proposito dal 2014 di... che ci stanno lavorando da bene. Da quando il prodotto ha preso davvero piede, quindi hanno pensato che forse era un po' inutile vendere dei prodotti ingiocabili. Esatto. Rispetto che magari era forte una carta sola, nessuno ti comprava il prodotto in sé. Aspettavano che usciva e andavano a prendere la carta singola online. A proposito di segnalini più uno più uno, c'è la è bruttissima, non ce la è bruttissima. Guarda l'immagine. È la Bernarda tentacolare? La Bernarda, sì, Bernarda... per non dire le parolacce, non hanno messo Tibalt, sono deluso. Lo so. Il prossimo anno lo metto. Dovremmo farci le magliette con Tibalt. E c'è questa minaccia della guida è dei cadaveri, fungo. Che è un fungus, non che è semplicemente se stai a mettere uno più segnalini, più uno più uno su una creatura che controlli, invece raddoppi quel numero di segnalini. Esatto, Tibalt for the win. Ovviamente rimane con metti togli segnalini il camminatore cristallino. Questo secondo me può risultare sbagliato, perché in un mazzo del genere ti fa una quantità di mana incredibile. Sì, perché sì. Vabbè che entra con convergenza, quindi è al massimo a quattro segnalini, però il fatto di rimuovere un segnalino più uno per aggiungere un mana senza ulteriore cosa, tra raddoppio segnalini, metto sì, il doppio sì, dei sì, segnalini, sì. Segnalini sprolifera, dici, ho un 26-26, lo ammazzo, faccio 26 mana di qualsiasi colore, che tra l'altro, cioè... e gioco la mano e vinco. Sì, giochi la mano. Quindi queste sono le impressioni, ovviamente possono essere corrette o meno, sono le nostre impressioni. I mazzi che abbiamo, prendoli, preferito di più, io ho detto, volevo tantissimo, tantissimo, tantissimo Atraxa, quando l'ho aperto ho detto, sì, però mi aspettavo qualcosa di più, e invece mi sono divertito un sacco a vedere Idris. Un'altra cosa carina ragazzi, che... Ragazzi, non ho mai giocato a Commander, se volessi cominciare con questa edizione, quale mazzo base mi consigliate di prendere, considerato che io preferisco e gioco quasi sempre Bant. Bant. Dipende, perché il Bant migliore è quello più difficile. No, io direi... Allora, se ha però il mazzo che più si avvicina allo spirito Bant... È quello che pensavo. È questo, ma è anche il più difficile da capire e da giocare. Quindi io consiglio... Perché ovviamente è quello che dico, che stavo per dire, che è molto carino perché sembra siamo tutti amici, ma in realtà è voi siete miei amici, esatto. Ma io vi tengo d'occhio, vi controllo. E quindi io ti consiglio sia perché è forte, sia sì. Perché è semplice da giocare, questo qua con Atraxa. Perché ha il comandante che è forte, le sinergie che sono... Praticamente se non ti piace giocare Planeswalker è già forte. Sì, che sono le sinergie sono forti e semplici allo stesso momento, e in più comunque ci sono... non devi fare dei gran ragionamenti per giocarlo, tra virgolette. Siamo tutti amici, ma regala terra e poi mette propaganda. No, non è da coglioni. È da coglioni. Ma regala terre, da una terra a te e due terre a me di solito. E poi ovviamente è vero che dici regala terre da propaganda, però per tu devi comunque pagare due mana per farti attaccare. Comincia a pensare di attaccarti con due creature, con tre creature, magari con dei totteri. Cioè, spendo due mana per attaccarti e farti un danno? Non lo faccio. Senza contare che loro sono dei 2-8. E quasi tutte poi le ci creature sono... hanno delle costituzioni enormi. Hanno pochi volanti, forse. Pochi, e poi c'è non pieno, tantissimi. E comunque è pieno di Wrath. Nel senso, è un control, solo che ha effetti simmetrici e che quindi costano meno a te. E agli altri, nel senso agli altri, tra virgolette. È uno stile di gioco particolare. Però sì, io... L'ho giocato, mi ci sono divertito e ho quasi vinto.
Quindi però la strategia funziona. è uno stile di gioco che deve per forza piacerti. Perché non è quel control che non fai Sì. giocare gli altri e non è quella aiutiamo tutti, siamo tutti amici, ma io non voglio, non ho in realtà tanto favoritismi verso me stesso, ma siamo tutti pari. È quello che era prima Feldagriff, adesso è un po' questo. Sì, anzi Feldagriff forse Era più buono. era proprio simmetrico, Dico, perché questo questo no. invece no, perché già i comandanti fanno un effetto cioè, che dà vantaggio sempre di più a te, perché i comandanti Sì, a ah, a te... proposito, non sono proprio gioiosi, sono proprio una coppia. Sono Sì, la coppia che nella Flavor Test del vecchio di Taros, Dei era no? guardiani Guardiani di Meletis di Teros Yes. e in Origins anche E l'hanno stampato. c'era questo bellissimo flavor dove dicevano che c'era questa relazione tra i due. La Wizard ha deciso: non mettiamo il sogno in Flavor Test, facciamo le cose per bene. Come per Alice, abbiamo fatto che la storia raccontasse la sua storia. Il suo cambio, il suo capire chi è davvero, non un ragazzo, ma lei, Alesha, che sorride la morte, lì hanno deciso di buttare, finalmente mostrare che l'amore non è solo tra un uomo e una donna, ma può essere anche tra due uomini O tra i forti, o tra i Firexiani e l'olio di Firexi. Firexiani. Sì, poi c'è questa relazione bellissima, oppure tra Venere e Carne. Quindi, sì, sono dell'altra sponda, si vede anche... Eh sì, l'hanno fatto Sì, l'hanno fatto apposta. apposta. È L'idea è che proprio... loro siano due grandi combattenti, Che però abbiano spinto unito i i loro loro regni, regni e... ma che in questa azione, in questo tenere l'elmo, accarezzare, si mostri anche quel lato che è oltre il solo interesse politico, perché c'è davvero dietro un forte sentimento. Ed è molto carina l'idea perché ci sono gli altri due, l'altra coppia, quella bianco-rossa. Quali? Degli altri commander dovrebbe essere. Quale coppia? Sono una. No, comunque, l'altra coppia di Teros, bianco-rossa, che sono messi anche loro così. Però questi Ah, dall'altra parte. Cimede e Esatto, loro. Sì. l'altro. Sì, ho E sono capito. car è carina perché li hanno paragonati e sono carine. Buonasera, abbiamo finito. La Terrona. Buonasera, La ma Terrona. è. È amico di Salvini No, no, 666. no. O si fanno un account a sera, ma non penso, ecco. Quindi, ora come ora, visto che siamo in un buon numero, volevamo sapere quali secondo voi erano, cioè qual era il vostro commander preferito, quale avete comprato, quale vorreste comprare. Esatto. Oppure quale dite no, cioè fa schifo. Cioè Beh, uno proprio ce l'ha già schifo, detto che Saraskia non schifo. gli è proprio Soprattutto piaciuta. dei partner, ci sono alcuni partner che lì tipo, Sì, cos'è alcuni sta roba? partner mi hanno lasciato proprio basito, cioè La nel migliore è senso... la. Cos'è? L'Aviano? Il Il pennuto? pennuto sì, è osceno. Quello è terribile. È Quindi proprio osceno. ci diamo qualche minuto per questa. Questo question time. Question time, se volete, altrimenti ci salutiamo e Adesso ce lo effettivamente, intanto scrivete. parliamo. A questo punto penso proprio che prenderò Atrax. Sì, sì, Beh, sì, sì, sì. sì. Se c'è, cioè, in base a quello anche che ci hai detto, secondo me, secondo noi è la scelta migliore. Anche come proprio introduzione al Commander è un buon mazzo. Ti fa capire anche le meccaniche un po' di gruppo. Cioè, no, in realtà non tantissimo. Però Ma è comunque è sì. buono da giocare ed è Poi divertente in gruppo, che è in quei quello che colori hai conta. tantissime possibilità e se Sì. vuoi inserire dei planeswalker, Inseriscili proprio. inseriscili. Ultima cosa, voi leggete le Magic Story quando Di escono? solito sì. Anche Certo, le condividiamo anche ogni mercoledì sulla pagina, se da un paio di perché? volte che non la fanno Perché ancora, è ancora perché è in attesa. presto. Domani sera voglio provare Kineos e Tiro. E io non lo so cosa provare domani sera. Hai un giorno per decidere. Lo so. Ma proverò provare Sasuke, però boh. Perché Forse ne hai la parlato talmente Eh, non lo male. so. Ho comprato Breya, ma mi ha deluso. Volevo Atrax e domani sera lo playtesto. Sì, Breya in realtà faceva tanto figo. Ma È anche lì è moscia. talmente tecciosa che devi farci te un mazzo, secondo Sì. me. Non va benissimo da per constare. Io però ogni tanto leggo degli errori di traduzione che disturbano la mia immersione nel racconto.
Succede anche a voi. Allora, non penso siano errori, cioè non Qualche sono volta solo errori di capita. traduzione nuda e cruda, ma che secondo me tendono a fare una traduzione molto letterale in alcune parti, e quindi muore il racconto muore perché vogliono essere fedelissimi alla traduzione. Cioè, per esempio, 2 o 3 giorni fa ha tradotto un articolo che era scritto coi piedi. Anche gli ho detto, ma posso prenderlo e riscriverlo? È stato un no categorico, è una traduzione, non è un articolo. Però era talmente scritto male che in 2 fasi Sì. diverse non c'era neanche concordanza dei tempi verbali. E questa, oppure cominciava a parlare al passato, poi al presente, poi sembrava che ti stesse parlando lì sulla tua spalla Direttamente, e sì. poi raccontava nell'alba dei tempi. Quindi sì, non sono errori veri e propri, non li considero, cioè, fortuna non fanno errori ortografici perché No. spero ci sia Qualche gente volta che c'è qualche paga errore di cura. battitura, quindi forse li scrivono davvero, non usano Google Però Translate. la questione della traduzione è molto letterale da alcune parti e diventa un po' rigida e non davvero uccide la storia, hai ragione, comprendo. Soprattutto perché chi ama leggerli vorrebbe essere trascinato all'interno della storia, ti trovi una frase che devi leggere 3 volte per capire cosa vuole davvero dirti e muore lì. Ma ultimamente sono scritto un po' meglio. Gli ultimi erano scritti un po' meglio rispetto ai primi che traducevano, Sì, soprattutto. anche perché Vabbè, i primi all'inizio. che traducevano, secondo me, li traducevano davvero con Google Translate e poi sistemavano un attimo la forma. Il problema è che ogni tanto scrivono periodi incomprensibili che sto lì 5-10 minuti e È capirei quello il se. problema, cioè, secondo. Perché è il modo di scrivere inglese che usano dei. Girano Molto spesso usano di torno a. dei periodi lunghi coi punti, però comunque il periodo è lungo. Cioè, lì dovrebbero, al posto di tradurre, riscrivere la parte. Però riscrivere una parte intera a volte è davvero difficile. Mi trovo a fare la beta reader per Speriamo. un'amica ed è difficile prendere una cosa e non volerla estraniare dal suo contesto. Per il mio Commander Ordo voglio usare la coppia Timna Ravos, voglio vedere se collaborano. Si può Ah, provare. Ravos è molto figo, anche se Timna, si. costa 200, però è molto forte. Poi vado a tenere da solo, mi viene da imprecare per gli orrori che scrivono. E lì bisogna vedere, nel Di solito senso, io evito di leggere la versione c'è inglese. qualcuno che li traduce, perché qualcuno, nel senso, quando è stato un anno e mezzo fa, avevano mandato il bando per i traduttori dei vari linguaggi locali e io mi ero ovviamente. Ma non ha Ho provato a funzionato? mandare la mail, non mi hanno neanche ricontattato, ma cioè, ha senso perché io non lo faccio di mestiere il traduttore. Io mi viene un po' naturale l'inglese, quindi lo Anche se traduco. abbiamo capito che parlarlo a volte cioè perdiamo le frasi mentre lo parliamo. Dipende. Perché al lavoro, cioè nel senso, Dipende se dal vedo Steve contesto. Argyle mi impapino perché è un personaggio che, insomma. E mentre al lavoro lo parlo tranquillamente con i miei colleghi, quindi non è Però quello. sì, diciamo che forse peccano un po' di forma. Sì, dovrebbero. Sì, cioè, io sono fedele al fatto di cercare di tenere. Cioè, se in inglese è scritto in un certo modo, di tenere quel certo Io no. modo. Perché che insensibile alla wizard dovevano assumerti. Cioè, Magari. io invece considero più il fatto che se la storia ti vuole raccontare una cosa in un certo modo, tu la devi adattare al modo di pensare. Cioè, se tu fai un testo in inglese ha delle regole che magari in italiano sono diverse e per portare lo stesso sentimento puoi girarla. Lì è una questione di stili di traduzione, cioè la traduzione e l'interpretazione. Alla Wizard penso che tendano a prendere la traduzione, se nuda e cruda, in modo tale da Anche mantenere il testo. perché poi se vengono fuori. Anzi, molto probabilmente c'è anche che Comunque la storia ultimamente. di Kaladesh sono interessanti le ultime parti e soprattutto c'è una storia che secondo me è scritta da Dio, che è quella dove compare Ajani. Quella ha delle parti che sono da pelle d'oca, perché fa dei collegamenti che tu non ti aspetti e racconta delle parti che sono davvero davvero commoventi e scritte bene. Però è vero, altre volte, cioè tipo quella quando sono partiti per Kaladesh, dove erano su Ravnica,
Sì, era un po', non è successo praticamente niente, No, a ma anche parte il come era fatto di andare su scritta, calde. non era un granché. Comunque, Basta. Commander. Quindi adesso mi aspetto che forse in questo mercoledì Secondo me e il fanno. prossimo ci saranno delle serie su Commander. E adesso, infatti, probabilmente. O fa. No, però è troppo. Siamo ancora a novembre. Secondo me, da dicembre partirà la storia per agganciarsi poi a Rivolta dell'Etere. Perché di solito tendono a non Sì. andare subito nel vivo No, no, dell'azione. no, partono Cioè, nel magari. senso, l'espansione è il vivo dell'azione, e poi nelle storie un paio di storie le usano per introdurre. Introdurre. Anche Anche se per in certe volte realtà, introducono anche cosa devono personaggi introdurre? secondari. Siamo lì. Personaggi secondari, situazioni secondarie, potrebbero andare a vedere cosa ha Oppure provato fanno Rashmi dei durante una flashback, roba, esatto. prendere dei personaggi della storia e delle carte e poi vedere come vivevano loro, anche andare dietro nel passato di alcuni personaggi. Cioè, potrebbero anche narrarti cosa è successo da quando Chandra è partita a quando Chandra è tornata su Esatto. Kaladesh per sua madre. Sicuramente le prossime settimane, se funziona come l'anno scorso, che c'era quel carina, abbastanza carina, di Teyza e Tajik, che cercavano di Ah, è prendere il vero. potere Cioè, negli che magari Orzhov qualche storia su che Commander. spiega un paio dei personaggi di dei comandanti di Anche Commander. perché abbiamo L'anno scorso c'era Karloff. Plane Chase. Ho un amico che lo adorerebbe, cioè lo adora, lo vuole prendere. Altri, io per esempio non lo prenderei, perché No, non noi non lo giocando Plane prendiamo. Chase Cioè, l'unico non motivo per comprarlo è avere tutte le carte ho. Ciao planari. Miranda. Ciao Miranda. L'unico motivo per comprarlo, secondo la mia opinione, è avere, per avere tutte le carte planari in un'unica Sì. botta ad un prezzo decente. Normale, dato che ho visto che almeno a 2 euro stanno ogni carta planare e ce ne sono un casino. Allora, Commander Plane Chase co è un piano, però c'era Commander Plane Chase, qual era il terzo pezzo? Cosa? No, perché hai detto giocate Commander Plane Chase. Noi C'era allo Commander più noi Plane posso Chase, sì. parlare? Quando ero in università Era quello a cui dovremmo mi riferivo. essere siamo riusciti a fare Commander Plane Chase Vanguard Arcenemy. Quindi è Qui sì. eravamo in 4 Si divertivano con e poco. il prossimo e non siamo mai riusciti a fare lo step dopo, che è tutta questa roba Shredded Giant. Quindi era in 2 8. in 8, 2 erano l'Arcenemy, gli altri 6 i 3 contro con le carte planari in Commander e in più i Vanguard Dovremmo che ritirare fuori Vanguard. Che in realtà sono carine. Cosa carine i Per chi non sa Vanguard? cosa sono i Vanguard, sono delle carte giganti, Sì, esattamente come queste. è comodo. Guardo. Sono delle carte un po' grandi, cioè grandi come queste, e come immagine e come effetti sono esterni al gioco. Da un certo punto di vista potrebbero essere i progenitori del comandante, perché è esterno. Poi si passa all'Emperor, quindi partita infinita. Meglio non una partita infinita. E ci sei? Fa lo Ce ne stesso, ricordo torna a bene spiegare. benissimo. Sì, era l'università, era la facoltà di Trento, quindi sì, più o meno c'era qualche ingegnere di mezzo. Eravamo tutti in facoltà. Io facevo io informatica, due matematici, un fisico. Quindi sì, era una brutta puntata di The Di Big Big Bang Bang Theory. Theory. Comunque i Vanguard erano carte che erano sempre fuori dal gioco, tipo il comandante. Solo che non erano creature, ma Davano rappresentavano o creature o comunque personaggi della storia, tipo perché erano Mishra, nati Urza, Serra. ai tempi della saga di Urza o quelle cose lì. E ogni Vanguard aveva due modificatori per i punti vita iniziali e per la Per mano l'iniziale. le carte in mano, sia iniziali che come limite di carte in mano, che poteva essere sia in positivo che in negativo in base, e ognuno aveva un effetto, che poteva essere un effetto globale, un'abilità attivata,
che tu avevi per tutta la Sì, partita. C'era, quindi che ne niente. so, c'era chi dava cautela a tutte le tue creature, chi pagavi tot e facevi danno a creature o giocatore. Quindi Molto spesso sì e davano no, non abilità. è proprio come la specie di carte conspiracy, perché non sono, cioè, sono come le conspiracy che Sì, in realtà, iniziano esatto, è tipo le fuori, conspiracy che sono iniziano già dall'inizio. scoperte. Sì, poi vabbè, metti In più l'affrontare l'Idra, hanno... combatti l'Orgia, sconfiggi Dio, Combatti così. l'orgia soprattutto. Insomma, Riproviamo. un. No, è troppo. Si parte dal mattino presto. Sì, bisogna prendersi un giorno di ferie. Io mi sarei unito. E quindi niente, Vanguard era questa cosa qua, che Sì, li un po' avevamo da una... trovati un Le avevamo trovati a bizantino pochissimo a a Vinci. Vinci, che c'era una bancarella che li vendeva a 2 Aveva euro. cose Erano tipo. 2 euro l'uno, ma poi li abbiamo comprati tutti, quindi ce ne ha regalati tipo 3 o 4 Sì, alla non so fine. vedere. E che poi abbiamo scoperto che invece valevano un bel po', valevano tipo 10, almeno 10 euro l'uno. Sì, ma questo, visto che comunque non c'è più granché di gioco, No, non so non neanche se viene c'è mai giocato. stato C'era su tantissimo. Magic Online e Quindi Luigi voleva poi... dare Perché infatti via. cartacei sono usciti vecchi, sono uscite delle edizioni vecchie, poi su Magic Online l'avevano riproposto, era piaciuto e hanno creato dei Vanguard, due serie di Vanguard apposta per Magic Online, con anche cose più recenti tipo Joyra, eccetera. E niente, questo era, Ok, visto diciamo, che abbiamo parlato il TG già Vanguard. abbondantemente, vi salutiamo, così Sì, io vado a casa così... e vado a dormire. No, tu sei qua. Sì, Anch'io, domani devo lavorare presto. ma non vuol dire niente. Beh, insomma, ho un sacco di strada come Niente, sempre. vi ringraziamo per averci seguito, Sentiamo. per aver sentito le nostre analisi molto... random sui Mander. commander, che soprattutto molto dettagliate. Beh, però dai, abbiamo spiegato, Sì. abbiamo aiutato qualcuno a decidere i commander da giocare e quindi siamo contenti e siamo contenti soprattutto che ci abbiate seguito per Ciao. quest'oretta. Più di Ciao a tutti, un'oretta. più di un ben più di un'oretta. Un'oretta. Quindi ciao a tutti e ci vediamo la prossima volta. Buonanotte. Buonanotte. Grazie Ted, grazie a tutti. Ciao ciao! Ciao ciao.